Buongiorno ragazzi, eccoci ritrovati per proseguire lo studio del diritto commerciale, in particolare per inquadrare il diritto commerciale e cercare di capire come è nato, quando è nato e perché oggi diciamo che si tratta di un ramo del diritto che ha un'autonomia disciplinare, ma non ha un'autonomia normativa, cioè non esiste appunto un codice di diritto commerciale come quello che è esistito fino al 1942. Ecco, proseguiamo e ricordiamoci che la volta scorsa abbiamo parlato delle caratteristiche del diritto commerciale, in quanto diciamo, abbiamo visto che ha come oggetto l'attività d'impresa, la figura dell'imprenditore, l'azienda, le società, il momento in cui le società o l'imprenditore individuale possono avere dei problemi e quindi la situazione di insolvenza dell'impresa e naturalmente tutti gli atti collegati all'esercizio dell'impresa. Ecco, oggi facciamo proprio un excursus invece sul percorso storico che ha portato a sentire l'esigenza di disciplinare l'attività imprenditoriale e vedremo come appunto si è proceduti in un primo momento, diciamo conferendo a questo ramo del diritto un'autonomia sia disciplinare sia normativa e poi invece trasformando appunto questo ramo del diritto in un ramo autonomo, ma non del tutto dal punto di vista normativo. Ecco, vediamo, eravamo rimasti la volta scorsa all'analisi dello schema del diritto commerciale e abbiamo visto quali sono state le principali informazioni che ci ha dato questo schema. E immediatamente compare il codice civile, perché il codice civile è, come abbiamo visto già, la fonte ordinaria del diritto commerciale, perché dal 1942 il codice civile disciplina sia il diritto civile sia il diritto commerciale. Sarebbe, diciamo, più probabilmente diciamo, meglio chiamarlo codice del diritto privato, ma in realtà è stato appunto chiamato codice civile. E vediamo adesso quando, come e perché nasce il diritto commerciale, cioè vediamo le origini del diritto commerciale. E risaliamo fin al basso medioevo, cioè il periodo in cui diciamo, vi è uno sviluppo della società e dalla società tipicamente feudale si passa alla società comunale, cioè all'era in cui si formano le città, diciamo, vengono individuate appunto delle forme di rapporti commerciali tra le città e si incrementano i commerci e nasce l'esigenza con lo sviluppo appunto del tessuto sociale di disciplinare anche gli atti di scambio che erano alla base appunto dell'esercizio del commercio e quindi dei traffici commerciali. Quindi dal basso medioevo nasce questa esigenza e per regolamentare questi scambi commerciali che avvenivano chiaramente tra coloro che esercitavano delle professioni che avevano come naturale e diciamo sviluppo quello di incrementare gli scambi commerciali, quindi per esempio le categorie di coloro che esercitavano delle arti o coloro che esercitavano dei mestieri e quindi degli artigiani, coloro che facevano le scarpe, facevano i vestiti, facevano diciamo, qualsiasi elemento di manifattura che naturalmente all'epoca era prodotto a livello artigianale e non industriale, chiaramente. E quindi questa esigenza di disciplinare gli scambi fa sorgere delle organizzazioni che vengono chiamate corporazioni delle arti e dei mestieri. E queste corporazioni riunivano coloro che esercitavano una stessa attività o una stessa professione. La base del diritto commerciale è possibile farla risalire diciamo, alle previsioni degli statuti delle corporazioni e agli usi mercantili.
Non so se vi ricordate che nel video precedente avevo sottolineato come il diritto commerciale è un ramo del diritto in cui si applica la consuetudine. Ecco, questo è avvenuto sin dall'inizio, sin dalla sua nascita, perché erano gli usi mercantili che rappresentavano la base della disciplina degli atti di scambio. E quindi questi usi mercantili raccoglievano le norme consuetudinarie che erano sorte nei rapporti tra coloro che esercitavano appunto delle arti e dei mestieri. Nel riquadro, qui nella foto, c'è proprio una raccolta di usi mercantili. Tenete presente che molto spesso anche le norme che nascono come norme non scritte, poi per un'esigenza di consultazione e di individuazione immediata vengono raccolte in volumi e questi volumi vengono proprio chiamati raccolti di usi o consuetudini, in questo caso raccolti di usi mercantili. Ecco, inizialmente il diritto commerciale era un diritto, diciamo, che aveva come base la soggettività, cioè un diritto di classe in senso soggettivo. Non significa, non è usato in termine negativo il diritto di classe, vuol dire che disciplinava i rapporti che intercorrevano tra coloro che appartenevano a una determinata categoria di persone. E quindi era vincolante soltanto nei confronti di coloro che appartenevano appunto a queste corporazioni. Perciò si parlava di diritto in senso soggettivo, veniva applicato quando nel rapporto commerciale entrava o di scambio, entrava come parte di questo rapporto un soggetto che esercitava un'arte o una professione e che era iscritto alla sua corporazione. Successivamente, questo diritto in senso soggettivo venne trasformato in diritto di atti di commercio, cioè gli venne data una connotazione oggettiva, quindi non più applicato a seconda del soggetto che era parte del rapporto di scambio, ma applicato a una determinata categoria di rapporti di scambio. Quindi era l'atto di commercio che diciamo, rappresentava per esempio una compravendita che veniva disciplinato proprio dal diritto, tra virgolette, commerciale, cioè dall'applicazione di quegli statuti delle arti e corporazioni che ovviamente rappresentavano la base del diritto commerciale e diciamo sono evoluti anche degli usi mercantili. Ecco, successivamente, queste norme che disciplinavano alcuni rapporti che erano presi in considerazione appunto dagli ordinamenti delle corporazioni, vengono recepite vuol dire vengono inglobate negli ordinamenti statali, cioè, ovviamente con l'evoluzione della società. Parliamo in un primo momento della società feudale che si trasforma in società comunale e poi successivamente la realtà comunale e locale assume invece una connotazione prevalentemente unitaria. Questo non, diciamo, in Italia è avvenuto piuttosto tardi, ma come a livello unitario, ma in altri paesi, come per esempio la Francia. Questo è avvenuto immediatamente dopo lo sviluppo della società più primitiva, insomma. Quindi lo Stato moderno, nel senso in cui noi utilizziamo questo termine, recepisce nei suoi ordinamenti le regole che nascono invece inizialmente come regole all'interno degli statuti delle corporazioni di arti e di mestieri. Ecco, questa, diciamo, recezione in realtà segue lo sviluppo delle relazioni anche politiche e economiche in senso più ampio. Per esempio,
Parlavamo prima della Francia, che è il primo stato che recepisce appunto questi statuti, e che vede, diciamo, è la culla di una teoria economica che abbiamo visto l'anno scorso e che è il mercantilismo, perché si basa proprio sulla prevalenza dello sviluppo dei commerci come strumento per garantire la ricchezza delle nazioni. Quindi è evidente che alla base della necessità di recepire le norme che erano state inizialmente dettate per disciplinare una serie di atti, vi è la teoria che inquadra questi atti di commercio come gli strumenti principali per consentire ad una nazione di diventare ricca. E questa teoria è il mercantilismo. E infatti il primo che diciamo, recepisce in modo sistematico e ufficiale gli statuti di alcune appunto corporazioni è proprio Colbert, il quale emana l'ordonnance de commerce, che è appunto emanata in Francia nel 1673. Vi ricordate che il mercantilismo viene chiamato anche colbertismo e che Colbert è, diciamo, colui che dà i consigli al sovrano, che era il sovrano assoluto, il re Sole, e quindi chiaramente è colui che si occupa di incrementare quel lato, dal punto di vista politico, quel lato, quel settore, quell'ambito che ritiene più idoneo a far arricchire le nazioni, in questo caso la nazione francese. Ecco, lo sviluppo delle ordinances de commerce e di tutta la codificazione della materia commerciale vede in un primo momento la separazione tra il diritto civile e il diritto commerciale. E il diritto civile veniva considerato sia nell'ambito francese, ma anche nell'ambito poi successivamente che si svilupperà anche in Italia, veniva considerato come un diritto, diciamo, comune. Cosa vuol dire diritto comune? Quello applicabile alla maggior parte dei casi, mentre e chiaramente disciplinava i rapporti tra i privati, mentre il diritto commerciale era il diritto particolare, un diritto speciale che si applicava nel caso in cui vi era da disciplinare gli atti di commercio e quindi disciplinava quei rapporti commerciali che erano posti in essere da chi esercitava un'attività commerciale. E quindi diritto civile, tipicamente espressione della classe dei proprietari terrieri e della classe dei proprietari in generale e della borghesia, diciamo, legata alla proprietà terriera, il diritto commerciale, un diritto in evoluzione, espressione proprio di chi poneva in essere atti di commercio e quindi di quella parte della borghesia economicamente florida, che pian piano assume sempre più importanza rispetto diciamo, all'aristocrazia tradizionale. E quindi si afferma come classe dominante dal punto di vista economico e politico e si rafforza l'importanza del diritto commerciale considerato appunto come diritto particolare applicabile ai rapporti commerciali che naturalmente vedevano il commerciante come protagonista degli atti di scambio. Ecco, l'operazione più importante di codificazione del diritto privato in Francia avvenne in primo luogo proprio attraverso l'opera di Napoleone. Voi vi chiederete, ma perché parliamo della Francia quando ci stiamo occupando dell'Italia? Perché il modello che poi l'Italia ha recepito si basa moltissimo sulla codificazione napoleonica francese, anche se poi ha anche delle altre influenze, ma la codificazione di Napoleone ha rappresentato l'elemento scatenante e quindi dal quale partono le codificazioni e quindi la creazione dei grandi codici, sia in diritto civile sia in diritto commerciale, e poi l'unificazione è una scelta italiana, appunto.
Però ecco, la codificazione napoleonica è stata la prima grande opera di organizzazione sistematica della materia del diritto privato. E nel 1804 viene emanato il codice civile e nel 1807 viene emanato il codice di commercio. Codice civile e codice commercio rappresentano l'espressione proprio dell'esigenza di una unificazione disciplinare sistematica della disciplina di un intero ramo del diritto, in questo caso in due interi rami del diritto, il diritto civile e il diritto commerciale. E il diritto commerciale con il codice di commercio rappresenta è espressione di un vero e proprio statuto dei commercianti che prevedeva l'obbligo della tenuta dei libri contabili, l'assoggettamento al fallimento, la previsione anche di sanzioni, diciamo, limitanti la libertà personale in caso di mancata ottemperanza alle obbligazioni prese nel corso delle relazioni commerciali. Ecco che vedete alla base dello statuto dell'imprenditore commerciale, che vedremo essere caratteristica proprio della disciplina del diritto commerciale anche attuale, vi è la codificazione napoleonica. Questo statuto, che cos'è uno statuto? Quando parliamo dello statuto diciamo, dell'imprenditore commerciale, oggi del diritto commerciale, quando parliamo del codice napoleonico, è una, diciamo, sono una serie di regole che si applicano a quel soggetto che esercita un'attività che poi chiameremo attività commerciale. E questo soggetto, già dal codice napoleonico, era assoggettato a delle regole particolari, appunto l'obbligo di tenuta dei libri contabili, che oggi si traduce nell'obbligo della tenuta delle scritture contabili, l'obbligo cioè la necessità di essere assoggettato al fallimento nel momento in cui si presenta una situazione, o si presentava, e anche adesso si presenta una situazione di insolvenza definitiva, cioè la persona non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, e nel caso della metà dell'Ottocento, chiaramente anche delle sanzioni di natura personale, limitativi della libertà, quale l'arresto, la reclusione nel caso di inadempimento delle obbligazioni. Ovviamente questo non esiste più, perché nel nostro ordinamento giuridico, per poter essere assoggettato ad una misura restrittiva della libertà personale, è necessario aver violato una norma di tipo penale. La norma di tipo invece privatistico non porta mai all'applicazione di sanzioni che prevedono la privazione della libertà personale. Ecco, nell'analisi della situazione italiana, ovviamente facciamo riferimento alla situazione post-unitaria, cioè cosa succede in Italia qualche anno dopo la creazione del Regno d'Italia. Sapete che il Regno d'Italia è stato creato nel 1861, ed ecco che nel 1865 viene sentita l'esigenza di procedere ad una codificazione valida per tutto il territorio del Regno d'Italia. Vengono, diciamo, creati il codice civile e il codice di commercio, che poi nel 1882, qui c'è un errore, c'è scritto 1982, ma in realtà è 1882, viene adottato un nuovo codice di commercio, esattamente strutturato sulla falsariga di quello francese. Ecco perché ci siamo soffermati un po'. Il diritto civile rappresentava il diritto della classe dei proprietari, esattamente come abbiamo visto prima, e aveva il nucleo fondamentale nelle norme che disciplinano la proprietà e soprattutto la proprietà fondiaria. Il diritto commerciale invece era disciplinato dal codice di commercio e costituiva il diritto della nuova borghesia commerciale, e naturalmente regolava gli atti di commercio, cioè le attività diverse, cioè le attività economiche diverse dalla
agricoltura. Dal punto di vista, sociale, le norme del diritto civile rappresentavano una realtà più statica, quella diciamo, in cui prevaleva la remunerazione del fattore della produzione terra attraverso la rendita, e il diritto commerciale invece disciplinava una realtà in divenire, dinamica e certamente proiettata verso una evoluzione economica che effettivamente avverrà e cambierà poi l'esigenza anche normativa che porterà a scelte di cui ora parleremo. E qual era la caratteristica del diritto commerciale disciplinato dal codice di commercio del 1882? Rappresentava un diritto di natura soggettiva, esattamente come abbiamo visto inizialmente in Francia, cioè si applicava a quelle relazioni in cui una delle due parti era un commerciante. Ma questo cosa portava? Portava a una duplicazione della disciplina di alcuni atti che erano disciplinati in maniera molto diversa a seconda se una delle due parti era un commerciante oppure se tutte e due le parti erano, tra virgolette, civili, cioè privati che non esercitavano l'attività commerciale. Ecco perché si percepì l'esigenza di attuare una unificazione della disciplina del diritto privato, e questo avvenne nel 1942 attraverso l'elaborazione del nuovo codice civile che ingloba in sé la disciplina del diritto commerciale. Ecco perché viene individuato un unico codice. E quindi noi parliamo di autonomia disciplinare ma non normativa, che però recepisce i principali modi di disciplinare gli atti che erano stati adottati dal codice di commercio, e quindi avviene quella che viene chiamata una commercializzazione del diritto privato, con quindi una conseguente estensione dei principi del diritto commerciale a tutto il diritto civile. E la disciplina del diritto commerciale viene introdotta nel libro quinto, o perlomeno per la stragrande maggioranza delle situazioni, non per tutto, nel libro quinto che è il libro del lavoro. Questo anche per dare il senso dell'importanza dell'impresa come uno strumento attraverso il quale esercitare anche un'attività lavorativa, cioè come strumento per coordinare i fattori della produzione, tra i quali appunto c'è il lavoro. A questo punto possiamo andare a concludere il nostro discorso individuando quali sono le fonti attuali del diritto commerciale. E queste fonti le possiamo dividere in due grandi categorie, le fonti interne e le fonti esterne. Come sapete, le fonti interne sono quelle prodotte da un organo che si trova inserito nelle istituzioni nazionali interne al paese. Fonti esterne, invece, sono quelle prodotte da un organo che è uno o più organi, insomma, da istituzioni che sono al di fuori del paese, e facciamo riferimento alle istituzioni sovranazionali, quelle dell'Unione Europea. Ecco, vediamo quali sono le fonti interne. In primo luogo la Costituzione. Agli articoli 41, 45 e 46 troviamo dei capisaldi che inquadrano il nostro sistema economico come un sistema, diciamo, a base capitalista, ma misto, perché lo Stato pone dei limiti all'esercizio dell'attività economica. E poi, insomma, vengono individuati quelli che sono i principi fondamentali che ispirano il diritto commerciale. La seconda fonte è data dalle leggi ordinarie, quindi quelle fonti che si trovano al di sotto della Costituzione e che sono rappresentate dal Codice Civile e dalle leggi speciali.
Molte, moltissime leggi speciali o complementari disciplinano istituti importanti del diritto commerciale. C'è la legge fallimentare, c'è la legge sulle cambiali e titoli di credito, c'è la legge sulla tutela della disciplina della proprietà intellettuale, del diritto d'autore, del diritto di inventore. Insomma, molte sono le leggi complementari che affiancano quello che è il codice civile, in particolare, vedremo appunto nel libro sesto. Cioè, scusate, nel libro quinto del lavoro, nel libro sesto della tutela dei diritti per alcune cose e nel libro quarto per quanto riguarda le obbligazioni e quindi i contratti tipici per l'esercizio dell'impresa. E poi ci sono le fonti secondarie, cioè i regolamenti emanati da alcune autorità competenti in ambito commerciale, per esempio la Consob. Come dicevamo prima, usi e consuetudini sono ampiamente presenti tra le fonti interne del diritto commerciale. Fonti esterne, dicevamo, diritto dell'Unione Europea, diritto primario e derivato, che vuol dire diritto dei trattati, diritto primario, e il diritto dei regolamenti comunitari, cioè i regolamenti dell'Unione Europea, direttive e tutto ciò che rappresenta le leggi, europee. Quindi queste sono le fonti. E niente, abbiamo terminato la nostra introduzione, un po' lunga in effetti, però ecco, ho preferito dare un'unitorietà a questo video piuttosto che spezzettarlo perché mi sembrava un pochino, diciamo, importante riuscire a individuare un discorso più completo e più fluido. E nei prossimi video cercherò di ridurre il tempo. D'altro canto, voi comunque, se vi stufate, potete mettere pausa e vederlo in più volte. E niente, buono studio e ci vediamo naturalmente a scuola per discutere di queste cose. Arrivederci.